Ah no, non è molto per serio. Ce n'erano. Oddio, ce n'erano a volere. Variando il tono di idea, per esempio, sentite. Aggressivo. Se avessi il coda al naso, immediatamente me lo farei tagliare. Descrittivo. È una rocca. È un picco. È un bel vedere. Grazioso, amate forse a tal punto gli uccelli da offrire alle loro piccole zampe un degno perno? Quando nello starnuto gli sbuffi dal naso vengono fuori affolate, non gridano i vicini, si è incendiato il camino! Cortese. State attento che di codesta chiappa il peso non vi mandi per terra capochino. Dolce, proprio te togli un piccolo ombrellino, se no il tuo nasale al sole si sbiadisce. Drammatico, un mar rosso quando ha l'emorragia! A me ritiro, insieme di gran fortuna. Spirito, è una portata maciera del tritone! Semplice, in un momento si può visitare. Gridare! Buttate contro, cavalleria! Pratico, noi infiliamo in qualche lotteria? Non è dubbio, signore, sarai sorprendente troppo. Adesso oso, il coraggio mi è dato da un profumo di passato. Sì, oso e mi dichiaro. Sì, amo senza peccato. Ma lui non lo sa d'altronde. Per ora. Ma presto verrà a saperlo se mi ignora. Un povero ragazzo che fino a qui mi amò timido, da lontano, senza parlarmi. E dove, figuratevi. È giunto ora il momento. Sì, cugino carissimo, al vostro reggimento. E poi è cadetto nella vostra compagnia. Per il là, sul suo volto lo spirito eletto. È fiero, nobile, forte, bello. Bello. Che cosa avete? Io? Niente, è questa ferita. Vi siete mai No, parlati? mai. E lui è cadetto. Cadete nelle guardie. Nome ve l'ha detto? Varrone Cristiano. Cugino, non è tra noi cadetti. Amico? Rosario? E mai si imbatterà in duello? Giuro, no. Ah, li amo proprio tanto. Rossana vi saluta. Sì, ella è il desiderio di averti vis-à-vis, maestro d'oratoria. Ecco, tieni l'inizio, imparati la storia. No. Impara la lezione. Io non imparo niente, sono stufo di prestarmi parole da altra gente. Ora lo so, sì, lo so, sento che la mi ama, grazie, non temo più, ci parlo io alla dama. Ah sì? E chi ti dice che io non saprei farlo? Non sono poi così stupido, levati questo tarlo. Parlate, messier. Mi pare meglio.
vero, ma perché sono le vostre parole tante? Perché notte ed essi cercano tastoni nel vostro orecchio. Mi avvicino. No. Come no? Restiamo così, approfittiamo di questo caso che ci consente di poterci parlare senza vederci. Così. Senza vederci. Sì, è così dolce. Di voi io non vedo che il bianco di una gonna. Io sono un'ombra, voi una luce. Davvero, avete tutt'altra voce. Ma quali parole mi direte con questa voce? Ma quante, quante, quante me ne verranno al labbro. Senza disporle in mazzo, ve le getterò in mazzo. Io so che un giorno, il 12 maggio dell'anno passato, cambiasti per uscire al mattino in pettinatura. Fu come un nuovo sole la tua capigliatura. Ti è chiaro adesso? Infine, lo vuoi capire? Oh, è vero che stasera c'è un sogno intorno a noi. Io che vi dico questo. Voi mi ascoltate. Voi. Io tremo e piango e cedo la tua corte. Tu mi hai inebriata. Allora, venga la morte. Quell'ebbrezza è la mia. Che hai spugnato la rocca. Io non domando altro che chiederti. La bocca! Eh? Cosa voi chiedete? Sì, io. È troppo in fretta. Visto che è tanto scossa, e diamoci una stretta. Sì, vi ho chiesto, è vero, ma santo cielo. Però quello che dico non è sempre leggero. Il bacio no. Fa niente, la richiesta è precoce. Perché? Credo che spiano. Che dite a bassa voce? Sono andato lontano. E non ho un attenuante. Io mi dicevo, daci Cristiano un istante. Ottienimi quel bacio. Parlavamo di un bacio. No. Sì, è dolce la parola. Tacete. Un bacio. Ma cos'è così d'un tratto? Un giuramento reso tra sé e sé, un patto più stretto. È come un traguardo che insieme è un avvio, un punto rosa acceso sulla I di amore mio, un bisbiglio alle labbra perché l'orecchio intenda, il brivido del miele di un'ape che sfaccenda, una comunione presa al petalo di un fiore, un modo lungo e lieve di respirarsi il cuore.